particolare l'invito che noi vi abbiamo rivolto. Brevemente, non vi voglio annoiare, vi parlerò del progetto Legalità che la Questura di Roma porta avanti dal 2010. È un progetto che anche quest'anno, fortemente voluto e sostenuto dal nostro questore, il dottor Fulvio Della Rocca, viene riproposto agli studenti di Roma e provincia. È un progetto, che cosa fa questo progetto? Questo progetto mira a diffondere la cultura della legalità. La legalità che cos'è, ragazzi? Non dobbiamo farci spaventare da questo termine. La legalità è il rispetto delle regole basilari della vita civile, della vita democratica. Cosa vogliamo realizzare? Tutti insieme, avete visto il logo della locandina che abbiamo, Insieme si può, vogliamo fare in modo che la legalità diventi un percorso di vita, affinché sin da piccoli lo si abbracci. Infatti il progetto è rivolto ai ragazzi della scuola primaria, ma poi continua sino alle fasce, alle classi superiori. Lo si abbracci, diventi un stile di vita condiviso, da fare proprio, da diffondere fuori da queste sale, fuori dalle scuole, da diffondere nei luoghi dove vi incontrate, dove vi radunate tra giovani. Abbiamo bisogno in questo dell'aiuto della famiglia, dell'aiuto della scuola. I vostri professori, ne vedo tanti qui con voi, fanno un lavoro meraviglioso. Avete anche bisogno di noi, che siamo le istituzioni. Perché? Perché tutti insieme si possa arrivare all'obiettivo comune. Il progetto di legalità della Questura di Roma si basa su tre regole fondamentali, che sono la sensibilizzazione, la condivisione di questo fine che noi cerchiamo di raggiungere, e la comunicazione. La comunicazione è il confronto, quello che oggi stiamo cercando di realizzare qui con tutti voi. Abbiamo raggiunto dei numeri importanti. Pensate che tutto il pool della Questura di Roma, per usare un termine caro al nonno Nino, tutto il pool della Questura che lavora a questo progetto, durante lo scorso anno, correggimi se sbaglio Ciro, ha effettuato circa 459 incontri nelle scuole ed ha incontrato 39.000 studenti.